Buongiorno a tutti e ben sintonizzati su OK Italia Parliamone, sempre in collaborazione con le Camere di Commercio italiane all'estero, rappresentate da Assocamerestero. Continuiamo nel nostro percorso di esplorazione, grazie sempre a dei testimoni privilegiati, di esplorazione, dicevo, di paesi nei quali l'internazionalizzazione può rappresentare sicuramente una grande opportunità per la ripresa delle nostre PMI, facendo leva sull'attrattività del Made in Italy. Oggi parliamo di India. L'India è il settimo stato del mondo per superficie, mentre con oltre 1.380 milioni di abitanti è il secondo paese più popoloso dopo la Cina. L'India rappresenta anche un mercato oggi ritenuto strategico sia dalle aziende sia anche dagli analisti internazionali. Ha registrato dei tassi di sviluppo decisamente in rialzo. Nel 2017 c'è stato un più 7.2%, 7.1% nel 2018, 7.3% nel 2019. L'India è quindi oggi tra i mercati che possiamo ritenere più promettenti anche per l'export italiano a livello globale. Le relazioni poi commerciali tra Italia e India sono in assoluta crescita e i rapporti tra i due paesi sono senz'altro positivi. Ma le nostre aziende possono fare di più per incrementare la loro quota export. Oggi per parlare proprio di questo paese, di India, abbiamo ospite di OK Italia Parliamone, l'ambasciatore italiano in India, Vincenzo De Luca. Buongiorno De Luca. Buongiorno a voi, a lei. De Luca, il Covid-19 ha colpito l'India più tardi rispetto a molte altre nazioni. Abbiamo assistito però ad una rapida crescita dell'infezione con un impatto enorme anche a causa forse, ma leverei anche il forse, delle carenti strutture ospedaliere che non sono di fatto attrezzate per accogliere un vasto numero di pazienti infetti che necessitano di terapia intensiva. Oramai da oltre 10 giorni si registrano più di 10.000 nuovi casi di coronavirus nell'arco di una giornata. All'emergenza dei posti letto per pazienti Covid-19, le autorità di Nuova Delhi hanno deciso anche di rispondere con una misura molto forte, trasformando molti hotel di lusso in centri di cura. Le chiedo, ambasciatore, qual è la situazione Covid-19 oggi in India e soprattutto se si sta ritornando tutti al lavoro o ci sono ancora grandi restrizioni? Sì, effettivamente la situazione si è aggravata nelle ultime settimane. Come lei ha detto, in India la pandemia è arrivata più tardi che in altre aree. Noi in Italia siamo stati il primo paese colpito in Europa, come è noto, poi altri paesi europei, gli Stati Uniti, l'India è arrivata con qualche settimana di ritardo. Ciò nonostante, il governo aveva adottato, nello stesso periodo in cui l'Italia adottò il lockdown, aveva adottato misure molto restrittive. Malgrado queste misure, però, il virus ha circolato, sono aumentati i casi di positivi, di ricoverati e anche di decessi. Le aree più critiche sono Delhi e Mumbai, le due grandi aree metropolitane. Pensate che Delhi fa 29 milioni di abitanti e Mumbai oltre 15, quindi sono aree in cui è anche molto difficile il distanziamento sociale nelle periferie, nelle grandi aree attorno ai centri delle città. Poi ci sono migranti che lavorano nelle grandi aree urbane ma che sono rientrati con lockdown nelle aree di campagna, nei villaggi. Questo movimento ha creato qualche problema, quindi diciamo di per sé l'India è una situazione difficile da gestire di fronte a una situazione del genere. Il governo ha fatto quello che ha potuto, ha iniziato subito il lockdown, ha cercato di incrementare le strutture sanitarie anche con formule creative, utilizzando strutture private, strutture pubbliche per aumentare almeno il trattamento di quelli che non devono andare in terapia intensiva. Stanno aumentando anche i test, però obiettivamente, come ha detto lei, la popolazione di 1.380 milioni di persone, se arriva un virus c'è comunque da tremare, perché i numeri sono enormi e la situazione non è facile da gestire per qualsiasi struttura istituzionale possa esservi. Noi siamo intervenuti subito come ambasciata per consentire il rimpatrio dei cittadini italiani turisti o visitatori temporanei. Abbiamo organizzato ben 12 voli speciali per far rimpatriare oltre 1.300 italiani, quindi uno sforzo colossale da parte della nostra autorità diplomatica e consolare.
Ci siamo coordinati con gli altri paesi europei che hanno avuto lo stesso problema, la Germania, la Francia, l'Olanda, quindi abbiamo avuto anche un ottimo coordinamento dell'Unione Europea, qui tanto che abbiamo utilizzato noi voli di altri vettori e i cittadini di altri paesi europei, i nostri vettori. Quindi lo sforzo è stato eccezionale, ha dato in porto, adesso sono rimasti alcuni visitatori temporanei, però adesso ci sono anche molti più voli. Prima, noi siamo stati il primo paese a organizzare un volo speciale dall'India, perché tra l'altro abbiamo avuto un caso di un gruppo di turisti che è stato colpito dal virus qui quando erano arrivati in India e sono stati anche trattati, ricoverati, purtroppo abbiamo avuto anche due decessi in India per il coronavirus, quindi siamo stati il primo paese a organizzare un volo speciale di rientro per i nostri turisti, poi sono finiti quelli dei tedeschi, dei francesi, eccetera. Sono stati 2-3 mesi molto molto impegnativi, con molta attenzione di lavoro delle nostre strutture diplomatiche e consolari. Comunque stiamo collaborando moltissimo con le autorità indiane che apprezzano molto anche il tipo di collaborazione che possono avere con noi, abbiamo avuto anche collaborazione tra ospedali, tra lo Spallanzani di Medanta qui a Delhi, tra i ministeri della salute, tra i governi, nel Covid abbiamo ancora una volta avuto conferma della sintonia tra Italia e India di una risposta multilaterale, globale, di solidarietà e di collaborazione al coronavirus. Quindi si sono anche consolidati i rapporti sicuramente fra i due paesi che erano già molto forti in precedenza. Ambasciatore, la pandemia Covid-19 ha avuto un'altra immediata conseguenza, oltre ovviamente a quella crisi sanitaria che è direttamente provocata. La conseguenza è una crisi economica senza precedenti un pochino in tutti i paesi del mondo. In quale modo durante questa emergenza Covid-19 il governo indiano appunto ha dato risposte per supportare il sistema imprenditoriale? Il governo indiano ha adottato un piano di stimolo, che d'altra parte è successo anche nei paesi europei, di oltre 200 miliardi di dollari, che è uno stimolo che è servito soprattutto a mantenere in vita la struttura produttiva indiana, la manifattura, i servizi che sono stati colpiti durante il lockdown, evidentemente nelle loro attività. Quindi un'azione, un pacchetto di stimolo c'è stato, probabilmente ci saranno ulteriori misure. L'India comunque ha una reattività e una capacità, diciamo, di rispondere alle sfide, perché è un paese che è stato sempre sottoposto anche a sfide da un punto di vista sanitario e sociale. Questa è una prova molto impegnativa, come lo è stata per noi e per l'Europa. E quindi ci troviamo un po' nella situazione in cui oggi, anche in una situazione ancora che in India, migliore in Italia, dobbiamo affrontare il post-coronavirus. Il post-coronavirus per l'India significa una prospettiva di medio-lungo termine di ripresa della crescita e anche un'ambizione per l'India di diventare una piattaforma manifatturiera globale, cercando anche di avvantaggiarsi di tensioni che in questo momento ci sono, per esempio, tra Stati Uniti e Cina, per avere più investimenti anche occidentali in India. Gli Stati Uniti già hanno adottato misure di investimento significative, a cominciare da Facebook, che ha investito oltre 5 miliardi e 500 milioni su piattaforme di commercio elettronico, lo stesso ha fatto Amazon, lo stesso ha fatto Walmart, si parla anche di una qualche rilocalizzazione di Apple in India, perché qui c'è un tessuto comune dal punto di vista fatturiero e digitale molto avanzato, c'è una manifattura dell'automotive molto forte, c'è un sistema digitale attorno a Bangalore che è più o meno l'equivalente in Asia di quello che è la Silicon Valley negli Stati Uniti, naturalmente con dimensioni e caratteristiche diverse. Quindi c'è un ambiente favorevole per un investimento in settori tecnologicamente avanzati anche di manifattura di medio-alto livello. Molto bene. Ecco, mi interessa capire un altro aspetto importante. Come ambasciata d'Italia in India, in quale modo avete affrontato e continuate a reagire anche a questa pandemia? E se avete imparato qualcosa da quanto successo? Ma noi, nonostante lo sforzo enorme per i voli di rientro dei nostri connazionali, abbiamo immediatamente trasformato la nostra ambasciata in un'ambasciata digitale. Perfetto. L'ambasciata digitale significa che noi abbiamo adottato delle piattaforme con le controparti indiane, in particolare con Investindia, con la quale abbiamo realizzato una piattaforma di partnership digitale per tutte le imprese italiane e gli investitori indiani. Con questa piattaforma già abbiamo organizzato diversi incontri con grandi aziende italiane, con associazioni, abbiamo un programma, la prima missione virtuale al mondo sul food processing,
La prima missione virtuale in assoluto, perché non è ancora stato sperimentato un modello per sostituire una missione fisica con una missione virtuale. Grazie alla piattaforma che è stata offerta dagli indiani, che hanno allestito da subito queste piattaforme, in particolare Invest India e CII, che è la Confindustria indiana, noi il 15 e 16 luglio avremo oltre 100 imprese italiane, 100 imprese indiane, che faranno esattamente una missione come se fosse stata una missione fisica, con un business forum, con il matchmaking tra le imprese, networking e anche B2B, separati in stanze virtuali dove si possono concludere contratti, si possono mostrare cataloghi, si può mostrare l'attività di un'impresa, da una parte e dall'altra. Sarà un unico per via e penso anche a livello globale. Per cui stiamo lavorando molto con la nostra Confindustria, con il Ministero Affari Esteri, ovviamente, con la Direzione Generale del Sistema Paese, con l'ICE, che è la struttura che si occupa della preparazione di questa missione, insieme a Confindustria, insieme alla Farnesina, e noi qui con la Confindustria indiana, CII e con Invest India. Molto bene. Ambasciatore, il 25 settembre 2014 è una data molto importante per l'India, perché il primo governo Modi ha lanciato un programma nazionale chiamato Make in India, che appunto è nato per incoraggiare le aziende a fabbricare i loro prodotti direttamente in India, prevedendo anche interessanti investimenti dedicati alla produzione. Quindi è una grande opportunità sicuramente da questo programma, arriva anche per le nostre piccole e medie imprese italiane, perché può portare ad un'accelerazione al business e allo sviluppo economico commerciale anche tra i nostri due paesi, Italia e India. Le chiedo quali vantaggi ci sono nel fare impresa oggi in India e quali sono gli scenari di investimento che si stanno delineando, ma soprattutto quali le opportunità per il nostro Made in Italy? I vantaggi sono più che evidenti. Un mercato di 1.380 milioni di persone è di per sé un elemento strutturale, permanente, con il quale fare più. L'altro aspetto è che, come per la Cina, le prospettive di crescita mondiali sono sempre di più focalizzate in quest'area asiatica, tra Cina, India e sud-est asiatico. Quindi se l'Italia strategicamente vuole diversificare il portafoglio di esportazioni, che è oggi molto concentrato, molto forte, ma molto concentrato in Europa e negli Stati Uniti, dovrà fare i conti con la sfida dei mercati asiatici. E l'India è, insieme alla Cina, il mercato di riferimento. Ora, il Make in India che cosa significa? Significa una scommessa del governo Modi, dei governi che ci sono stati, di quelli che ci saranno, perché penso che sia una strategia un po' inevitabile, di aumentare la capacità produttiva in India, intanto per il mercato indiano, che di per sé è un mercato enorme, e poi anche come piattaforma per un mercato regionale e per un mercato globale. Quindi il vantaggio di un'impresa italiana che investe in India e che entra in maniera strategica nel mercato indiano è uno, di avere la possibilità di crescere su uno dei mercati che crescerà di più e che numericamente è più consistente. Due, avere anche la possibilità, a condizioni più favorevoli, di investire in India, di produrre in India, ma anche di esportare in paesi in India. Ecco, per appunto invogliare anche ad investire in India e per sostenere la crescita del paese, il governo indiano ha tagliato drasticamente anche la tassazione sulle imprese, che è stata portata dal 30 al 22%, e la banca centrale continua anche a ridurre il costo del lavoro. Per completare poi questo progetto ambizioso di modernizzazione del tessuto economico, lo diceva anche lei prima, l'India ha bisogno di tecnologia, know-how e anche competenze, quindi il ruolo forse dei nostri imprenditori, dell'imprenditoria italiana, può trovare veramente terreno molto fertile. Le chiedo in quale modo la vostra ambasciata fornisce assistenza, ovviamente con gli altri soggetti deputati proprio a questo, dicevo, fornisce assistenza agli imprenditori italiani che abbiano interesse a cogliere le opportunità di business in India. Attenzione, l'India ha bisogno sicuramente di nuova tecnologia, di ulteriore tecnologia, ma anche grandi capacità tecnologiche. Chiaro. Quindi con l'India dobbiamo parlare di un rapporto di partnership, di condivisione, in alcuni casi di trasferimento, ma in altri casi anche di acquisizione di un certo know-how indiano, per esempio sul digitale. Quando noi parliamo dell'industria 4.0, che è manifattura più digitale, beh, lì c'è un incrocio anche con capacità indiane, digitali, molto avanzate, in alcuni casi più avanzate delle nostre. Quindi non siamo in una terra nella quale dobbiamo solo trasferire, ma una terra in cui dobbiamo condividere e far evolvere la tecnologia, sulla base, diciamo, delle caratteristiche nostre indiane. Siamo entrambi grandi paesi manifatturieri, percentualmente siamo noi più manifatturiero dell'India, perché siamo il secondo paese manifatturiero in Europa, il 40% in media delle nostre esportazioni
esportazione è fatto di macchinari, di manifattura. Quindi, diciamo, abbiamo molte complementarità con l'India, che vuole crescere da un punto di vista di manifattura avanzata, che vuole crescere da un punto di vista anche di transizione energetica, perché la vera sfida dell'India è rispondere al tema degli impegni sulla CO2, del cambiamento climatico, ma anche degli impatti ambientali locali che tante produzioni industriali e agricole comportano nel territorio indiano. Quindi anche su quello, su green economy, transizione energetica, alta manifattura, l'Italia, l'India, l'Italia, l'Europa e l'India possono essere dei partner. Molto bene, ambasciatore De Luca, esistono delle, chiamiamole, regole d'oro che un'impresa italiana che punti ad avere successo in questo mercato che abbiamo detto essere in grande crescita deve rispettare per evitare di avere delle amare sorprese? Ma io, guardi, quando parlo della presenza dell'internazionalizzazione dell'investimento delle imprese italiane in India, anche riferendomi alla mia esperienza di 3 anni e mezzo a Shanghai come console generale, le regole in Asia, in Cina, in India sono sempre le stesse. Bisogna guardare una prospettiva di medio e lungo periodo. Non esiste toccata e fuga, non esiste soltanto l'esportazione, bisogna presidiare il mercato, essere in grado di modulare il prodotto sulle esigenze del mercato, essere in grado di avere rete di assistenza post vendita, cioè stare sul mercato per crescere con il mercato indiano. Fare soltanto un'operazione di export dall'Italia può essere, e sarà importante che lo si faccia, però non ti assicura quella capacità di penetrazione nel medio e lungo periodo. Le imprese che sono state in grado di, sono tante, 600 imprese italiane presenti in India, ma ce ne possono essere molte altre. Probabilmente per le nostre imprese c'è anche un problema di dimensionamento, perché le piccole e piccolissime imprese hanno più fatica ad avere un approccio medio e lungo periodo. Quindi dobbiamo lavorare a più aggregazioni di imprese, a crescita dimensionale delle imprese per aggredire i mercati asiatici, India, Cina, sud-est asiatico. È un nodo della nostra competitività, della nostra presenza internazionale, e l'India è un ottimo test case di come noi riusciamo a migliorare ulteriormente la nostra presenza sui mercati globali, che comunque è molto rilevante. Siamo come surplus il secondo paese d'Europa dopo la Germania, il 31% del PIL è fatto di esportazione. Senza le esportazioni, senza l'internazionalizzazione, anche l'economia italiana soffrirebbe. Il governo ha messo al centro il patto per l'export, il piano straordinario Made in Italy, e noi come ambasciate siamo 100% coinvolti nella nostra azione, nel sostegno al nostro sistema di impresa. Per me è la priorità numero uno. E sicuramente è una priorità e anche il motivo per cui stiamo affrontando le opportunità in giro per il mondo per le nostre PMI, perché dall'internazionalizzazione possono arrivare risposte concrete per le nostre imprese, ma soprattutto anche per l'intera economia dell'Italia. Io ringrazio veramente tanto l'ambasciatore Vincenzo De Luca per aver contribuito a fare chiarezza su quelle che possono essere le opportunità anche di sviluppo per le imprese italiane che abbiano interesse a sperimentare nuove opportunità di business in questo importante paese che abbiamo detto soltanto Nuova Delhi, si diceva prima, vanta quasi metà della popolazione dell'intero nostro paese. Noi siamo intorno ai 60 milioni di abitanti, lì sono circa 30, quindi veramente un mercato grande di sviluppo interno, ma come ci diceva l'ambasciatore anche può diventare un importante hub da cui poi far veicolare i nostri prodotti, ma partendo direttamente da quel territorio indiano. Ambasciatore De Luca, grazie ancora per la sua partecipazione. Grazie a voi, grazie a lei. Grazie ai nostri ascoltatori, appuntamento al prossimo incontro. Arrivederci a tutti.